Allora, ripartiamo. Adesso prendiamo di petto una delle tre direttrici della valorizzazione, e cioè quella più propriamente culturale. In tutta onestà, non è che, lo vedrete da voi, dall'elenco dei servizi che stanno lì, che ci verrebbe, come dire, automatico dire che la valorizzazione culturale si esaurisce con questo elenco dei servizi. Però faremo finta, che questo elenco sia esaustivo perché, come adesso vediamo, di fatto oramai è cristallizzato nelle norme che adesso scorriamo, e non si hanno notizie di, diciamo così, innovazioni di un qualche rilievo all'orizzonte. Giusto però per darvi qualche elemento di attualità, proprio ieri, no? O l'altro ieri, forse leggevo su, vabbè, insomma, è notizia di ieri o dell'altro, ah no, di ieri sul Sole 24 Ore, un articolo di Antonello Cherchi, che si occupa per il Sole 24 Ore tipicamente dei temi nostri, di beni culturali, che fa riferimento un po' rassegnato in verità al tema proprio dei servizi al pubblico. Perché, e adesso vediamo un po' le varie tappe, sui servizi al pubblico si è creata una serie di complessità varie che hanno portato sostanzialmente ad un blocco di tutte le gare che erano in corso per lo Stato in Italia. Questo blocco, che oramai dura da 2 anni, ovviamente porta ad avere dei concessionari in proroga, cioè ancora attivi oltre la scadenza della concessione, il che è ovviamente un elemento sanzionato, diciamo così, dall'Unione Europea, ed è un elemento oggettivamente un po' anomalo, no? Immaginate nelle concessioni, peraltro quelle più significative, dove il concessionario incassa tanti soldi e doveva essere già fuori, o comunque doveva essere oggetto di una nuova gara, ed invece sta andando avanti di fatto senza averne diritto. Allora, proviamo a ripartire da un po' dal contenuto specifico di questi servizi al pubblico, perché questa articolazione è l'ultima in vigore, nel senso che adesso vediamo le varie tappe, ma gli ultimi documenti di gara attinenti a concessioni per i servizi al pubblico nei luoghi dello Stato avevano questa struttura, che vedete divisa in 3 blocchi, perché la scelta che ha compiuto allora la DG Valorizzazione era quella di, diciamo, individuare 3 possibili configurazioni dei servizi, che sono quelle che appunto trovate qua. Partiamo da destra, diciamo così, l'idea sottostante, come potete intuire, era quella di distinguere in qualche modo funzionalmente 3 tipologie di servizi che prevedono un'organizzazione tecnica di competenze diversa tra loro. Da una parte le competenze, diciamo, gli strumenti collegati alla ristorazione, dall'altra quelli collegati di fatto ai bookshop, denominati negozi museali, che riguardano evidentemente la produzione e vendita di oggetti e prodotti editoriali. E in ultimo il blocco più corposo, cioè quello dei cosiddetti servizi integrati, che è una dicitura un po' generica, perché comprende cose tra loro in verità anche un po' diverse. Proviamo un attimo a guardarle una per una, anche perché qualche novità rispetto alla tradizione dei servizi al pubblico c'è, nei servizi aggiuntivi, come si chiamavano prima. E in particolare vediamo che al primo punto c'è un servizio che in verità non è un vero e proprio servizio al pubblico, ma è un servizio di back office, cioè il tema del marketing e della pianificazione. Come potete immaginare, non si tratta di offrire qualcosa al pubblico, ma di costruire un piano di marketing che permetta la migliore gestione di tutti i servizi. E questo è il primo. Il secondo, invece, è quello che riguarda l'accoglienza, l'informazione e l'orientamento, e quindi riguarda, diciamo, tutto ciò,
con cui immediatamente l'utente entra in contatto quando entra in un luogo di cultura. E quindi qua dentro ci stanno cose le più diverse, dai monitor che descrivono, danno le informazioni diciamo principali, fino ai servizi di accoglienza inteso come, come guardaroba. Il guardaroba è messo separatamente qua nella prima versione, però servizi informativi e anche di orientamento, quindi rispetto ad esempio ai percorsi, agli itinerari che si possono seguire all'interno di un sito. Poi abbiamo un servizio di biglietteria, controllo accessi e guardaroba, abbastanza esplicativo, servizi di prenotazione e prevendita, servizi di progettazione, realizzazione e noleggio audioguide Whisper. I Whisper sono quelli piccolini che stanno nell'orecchio direttamente. Visite guidate, progettazione, organizzazione eventi e mostre, e questo è un tema molto delicato su cui torniamo, l'e-commerce, gestione del sito internet, l'assistenza didattica e i laboratori didattici. Ora, torniamo un attimo a quando questi servizi si chiamavano servizi aggiuntivi, cioè servizi che non era necessario venissero svolti dal soggetto proprietario, in questo caso ovviamente lo Stato. Tra tutti, quale vi sembra in qualche modo un po' anomalo che risulti come servizio aggiuntivo? E sono due o tre. Due o tre, vediamo. Nidi. Marketing, pianificazione, attività e comunicazione, che dovrebbe essere appunto non un servizio aggiuntivo, ma alla base, cioè comunque dovrebbe esistere. Ok. Sì, scusami, il microfono. Poi biglietteria, controllo accessi, non tanto il guardaroba, però biglietteria. Probabilmente anche le visite guidate. Le visite guidate. No, anche organizzazione eventi e mostre. Cioè, sì, no, appunto. Allora, diciamo i primi tre, ok. Quindi il marketing, la biglietteria e le visite guidate. E l'accoglienza. Altro o diverso? Personalmente, diciamo, non mi stupisce che siano considerati aggiuntivi dei servizi, aggiuntivi nel senso di esternalizzabili, la biglietteria, non che non ci debba essere, questo sì, certo, è importantissimo. Interessante la questione del marketing, come diciamo nell'attesa che sia una competenza interna all'amministrazione, che però ieri vi raccontavo come è fatto il Ministero, e quindi immaginiamoci come possa effettivamente essere incorporata in quella struttura. Però secondo me nessuno di voi ha individuato quello che a mio avviso è la competenza, come dire, diciamo non una competenza, ma un elemento che viene considerato aggiuntivo e che secondo me aggiuntivo non è. Cioè, mentre tutte le altre cose potrebbero esserci e non esserci, ma continueremmo a parlare di un museo, anche senza una biglietteria. La didattica, cioè la valenza pubblica di un museo, se nella didattica e nell'educazione ricomprendiamo tutto quello di fatto che la missione culturale del museo, che poi si faccia male poco, questo è un altro discorso, però mentre non faccio fatica a vedere tutti gli altri come servizi aggiuntivi, un museo senza mostre può essere comunque un museo, però faccio molta più fatica a considerare aggiuntivo un servizio educativo. Che non vuol dire che ovviamente lo debba necessariamente fare la pubblica amministrazione proprietaria, perché ormai lo sappiamo, il mondo dell'educazione museale è un mondo che si è come dire, sofisticato nel tempo e quindi servono professionisti ad hoc. Penso all'associazione ADM, all'associazione didattica museale, penso a tanti altri che in Italia fanno questo di mestiere con risultati che difficilmente un'amministrazione può raggiungere con un po' di formazione fatta ai custodi o cose di questo tipo qua. Quindi comunque partiamo da questo menu dei servizi, e questo a meno che non ci saranno modifiche sostanziali nelle prossime settimane, perché si vocifera che le gare partiranno a gennaio, le gare su tutti i siti
che saranno un centinaio sostanzialmente del Ministero che ancora sono in fase di proroga o che ancora dove devono partire appunto i servizi. Allora, perché è interessante il tema dei servizi al pubblico? Perché è in qualche modo la punta di diamante dell'elaborazione del rapporto pubblico-privato, perché è l'unico degli strumenti che abbiamo discusso che ha una storia, cioè ha un'evoluzione molto chiara e, seppure nei limiti di questo strumento, però comunque con dei buoni risultati. Ok? Allora, io vi ho riportato intanto i riferimenti principali, tra cui la circolare 49 del segretario generale del MIBAC, che è stata poi successivamente insomma integrata con delle linee guida che non so se trovate su internet, vabbè, insomma sono dettagli quelli abbastanza tecnici. L'aspetto interessante è che soltanto con le linee guida del 2010 di fatto si è arrivato ad insistere sulla necessità di una preventiva valutazione economica di quale sarebbe stato il risultato della concessione. Ed è quello su cui voglio portare la vostra attenzione. Cioè, noi abbiamo visto tanti aspetti in questi due giorni degli strumenti, delle forme di partenariato pubblico-privato, ma ce n'è uno che è il punto debole sia per parte privata che per parte pubblica, e cioè l'adeguata valutazione del risultato economico prodotto da una concessione. Non mi interessa tanto che voi capiate la tecnicalità del calcolo, che ovviamente dipende poi dal mestiere che farete su queste cose o che fate, però mi interessa che capiate la logica con cui si osserva a questo percorso, che mi sembra invece l'aspetto più interessante. Ovviamente per quello che faccio io fondamentalmente. Un punto non banale quindi è che tra tutte le forme che abbiamo elencato, dalle fondazioni ai consorzi e tutto, e come vi segnalavo ieri il nostro codice, l'articolo 112 e 115 soprattutto, segnala in maniera molto chiara che qualunque sia la forma di gestione deve essere preventivamente fatta un'analisi. Un'analisi che dimostri che l'opzione A è migliore dell'azione B. Ok? Proviamo a entrare nel vivo di questo tipo d'analisi, che come vedrete è una cosa molto semplice come tipo di approccio, però capite che molte volte è faticoso anche proporla ad un ente pubblico che, come potete immaginare, molto spesso costruisce delle concessioni o, come ci siamo detti ieri, sulla base quasi di un canone di locazione, che è il modo più semplice, qual è la locazione media a metro quadro, oppure sulla base di uno storico consolidato per varie ragioni. Proviamo a capire quali sono i termini della questione. Allora, quali sono intanto i rischi che si corrono se non si fa una buona valutazione economica della concessione, secondo voi? Cosa può succedere? Praticamente, dico, non una cosa teorica. Che i servizi siano inadatti. Allora, la vostra collega dice che i servizi non siano di buona qualità. Sì. E mi sembra un ottimo punto. Poi? Ripetilo a favore di streaming. Che i servizi siano inadatti. Mi sembra un ottimo punto. Poi? C'è il rischio che possano risultare eccessivamente onerosi per il concessionario e il concessionario chiude, fallisce. Se entrate non in un paesino, ma se entrate a Castel Sant'Angelo, adesso se non hanno cambiato l'ingresso, entrate, ci siete mai stati a Castel Sant'Angelo a Roma? È uno dei posti incredibili, cioè proprio incredibili, stupendo proprio, poi sul Tevere avete il Vaticano.
Se voi entrate e dopo aver fatto il biglietto, anziché tornare indietro per prendere l'ingresso principale, proseguite il giro del piano terra, trovate un bookshop chiuso, per il motivo che ci siamo detti adesso. E quindi questo è il secondo motivo, il secondo possibile problema che segue una assenza o una cattiva valutazione. Terzo problema, se non è l'uno e l'altro, qual è il terzo? Esatto. Esatto. Il terzo problema, che è sotto il profilo delle responsabilità amministrative il più delicato, come vi segnalavo più volte, è quello che in verità si produce una situazione in cui l'amministrazione o non guadagna quello che dovrebbe guadagnare o addirittura perde delle risorse, come negli esempi, ci siamo fatti vari esempi ieri parlando dei rischi collegati a operazioni di partenariato pubblico-privato. Per questo bisogna fare una valutazione economica, che però è una valutazione che in alcuni casi è semplificata dal fatto che esiste un storico, in altri casi meno. Facciamo un esempio concreto. A Palazzo Barberini a Roma, che spero conosciate, se non ci siete stati andateci, non molto tempo fa è stata aperta una parte che non era prevista, perché era stata, diciamo così, un po' abbandonata, è stata riaperta al pubblico e in quell'area sono stati previsti dei servizi, in particolare di ristorazione. Ora capite che c'è una bella differenza nel dire: io parto, come peraltro gli indirizzi della VCP, dell'autorità di vigilanza, oggi ANAC, mi impongono di fare, parto dal dato storico. Se io devo dire quanti sono quelli che passano dal punto ristoro di, non lo so, posto di Palazzo Venezia non ce l'ha, di Castel Sant'Angelo, lo posso dire perché ho gli scontrini battuti negli anni precedenti, al di là di variazioni mese, prendo una media degli ultimi 5 anni, mi avvicino abbastanza al risultato che avrò senza troppi scostamenti. Ma se devo lavorare su un'area no, se devo lavorare su un'ala nuova e su un servizio nuovo che non ha uno storico, come faccio? Capite che ci sono problemi di calcolo, di stima, che ovviamente rendono più complicata la valutazione. Torno sul primo dei tre punti che avete messo in evidenza, e cioè il fatto che non è così scontato. Il fatto che una inadeguata valutazione non mi permette neanche di controllare adeguatamente gli elementi che concorrono alla qualità del servizio. Cioè, capita che nella descrizione del servizio possano esserci tanti elementi che apparentemente determinano la qualità finale per l'utente, ma quegli elementi non sono adeguatamente stimati in termini di costo e in termini evidentemente di oneri che complessivamente generano. Questo è uno dei classici casi in cui l'analisi economica non è adeguatamente strutturata, come magari è la parte narrativa in cui uno scrive ovviamente per aggiudicarsi la concessione, no? E quello è uno dei rischi più forse ricorrenti anche in alcuni casi. Allora, diciamo così, in termini molto macro, poi entriamo nel vivo della questione, noi possiamo dire che, diciamo, la sostenibilità di una concessione dipende evidentemente prima di tutto, come dire, al di là degli aspetti contingenti, ma dipende soprattutto da quali sono i servizi oggetto della concessione. Questo perché, tornando un attimo indietro, secondo voi, fatemi un esempio, se ne possono fare diversi con questo elenco, un esempio di una concessione sostenibile a parità di altre condizioni e escluse le contingenze di cui parleremo. Quando è sostenibile, come se volessimo fare gli insiemi, cosa mettereste in un insieme di servizi sostenibile?
Visite guidate, non avrei detto. Visite guidate, biglietteria, ristorazione. Se c'è un servizio di ristorazione è verosimile che è quello che produca, diciamo, redditività. Non è detto delle visite guidate, che magari possono esistere anche per ragioni diverse, che non sono quelle ovviamente di avere dei margini alla fine, no? Però facciamo un esempio puntuale che già entra in una eccezione ad una regola. La biglietteria, che giustamente la vostra collega ha chiamato in causa. Secondo voi, vediamo chi si fa i conti con la realtà rapidamente, quando una biglietteria diventa un servizio sostenibile? Facciamo finta che la concessione riguardi solo la biglietteria, quindi non ci sono compensazioni varie. Secondo voi, provando a dare dei numeri, no? Quando un servizio di biglietteria diventa sostenibile? A quale soglia? Immaginatevi di un museo aperto 365 giorni all'anno, per semplificare il calcolo, diciamo. Come viene sbigliettamento, con presidio di una persona. Esatto, quindi immaginiamo normalmente la media dei biglietti, dei biglietti interi nei musei, mettiamo 5 euro, voler essere, che in verità è molto meno. Quanto costa una persona all'anno, un dipendente? Quanto costa una persona? Quanto costa? Diciamo 24, come costo lordo. Quindi? E dice 24 diviso 5. 24.000 diviso 5.000. Quanti ingressi servono? Per ripagare lo esatto. Stipendio. Quindi servirebbero 5.000 ingressi, sì. Giusto? Sì. Ed è corretto, però ci sono una serie di problemi che si aggiungono, che per avere una persona fissa lì non potete avere un solo dipendente. Per avere una persona che stia fissa alla biglietteria, che ti garantisca 8 ore di servizio, non ne puoi avere una sola. Diciamo che a seconda del contratto che utilizzi ne devi avere almeno 2,5, non 2 è un nano, ma 2 più 1 che fa un part time, inteso come full time equivalente, quindi equivalente full time. Quindi 2,5 già diventa una cifra diversa, no? Perché stiamo parlando di 48-60 mila euro. Quindi 60 mila euro a questo punto con un biglietto da 5 euro, capite, insomma, diventa una cifretta già non banale, perché significa 12.000 ingressi. Però poi c'è un altro problema ancora, che in Italia, al di là di piccole variazioni, mediamente soltanto la metà dei ingressi è a pagamento, perché almeno la metà, semplifichiamo che sia la metà, non è a pagamento, e quindi abbiamo bisogno di 24.000 utenti. Ok, però c'è anche che nei servizi di biglietteria il concessionario si deve assumere gli oneri di stampa del biglietto e di pagamento delle utenze, perché tipicamente, poi soprattutto adesso, si tende ad utilizzare un biglietto che viene, diciamo così, elaborato da un macchinario e non quello, diciamo, con la matrice a mano, per capire. E quindi cominciamo che da questi 24.000 visitatori, considerando poi la realtà dei biglietti non paganti e dei ridotti, per farvela breve, solo per un servizio di biglietteria con un presidio solo, avete bisogno di 50.000 visitatori. Ok? La cosa si complica nel caso, che è ovviamente la regola, di enti pubblici i quali devono assicurare, soprattutto in certe fasce orarie, non meno di 2 persone, indipendentemente da qual è il numero e le dimensioni del museo, come presidio umano di un servizio di biglietteria. E quindi capite che quei 50.000 diventano già proprio stretti stretti.
Tutto questo per dirvi che i musei italiani che fanno più di 50.000 visitatori sono meno del 10% su 4.500. Ora, in uno scenario fatto così, parlare di sostenibilità capite che è molto problematico, ma per una questione strutturale del sistema italiano. Troppi musei, troppo piccoli, con troppi pochi servizi dentro, che riescono a compensare le perdite di cui stiamo parlando. Scusa? Che intendi? Tante strutture che sono state finanziamenti destinati alle relazioni museali, in realtà se non sono soltanto finanziamenti, perché il museo non fa nulla, lì lo fa nei loro conto, lo usano propriamente. Sì, infatti. Sì, questo perché soprattutto in Puglia, lo dicevamo ieri, infatti sono stato qua martedì scorso a Bari, per un progetto che ha l'obiettivo di costruire in Puglia il primo sistema di accreditamento dei musei, no? Che ha l'ambizione di ridurre, se non eliminare, il problema che segnali tu, nel senso che la disciplina italiana non ha una definizione univoca di museo, usa quella dell'ICOM, che peraltro è cambiata 7 volte da quando l'ICOM è nata, però comunque è una definizione molto vaga, no? Però c'è un punto invece di rimente, che è la collezione, o almeno lo è stato, cioè la collezione di cui un museo dispone, che intende esporre, è l'elemento che differenzia un museo da qualcos'altro. Ed infatti l'ordinamento italiano è tutto costruito sulla protezione delle collezioni. Il contenitore museale è una cosa subordinata. Se voi prendete la legge del 1089 che disciplinava queste cose, la parola museo credo non compaia in nessuno dei 74 articoli, perché la protezione italiana è delle opere, delle collezioni, e non della struttura, che poi ovviamente, se ha una valenza storico-artistica, è protetta, come dire, in maniera autonoma e indipendente, no? Se voi entrate in un museo dello Stato e dite: allora guardi, vorrei fare un allestimento che si attacca qui, poi c'è un prolungamento leggero lì e prevede un'opera della collezione attaccata, dovete parlare con 3 sovrintendenze diverse dentro lo stesso museo dello Stato, perché una si riferisce al palazzo, un'altra ai beni mobili, un'altra magari sulla collezione, a seconda del tipo di collezione, ok? Per darvi una nota di colore. Allora, quando parliamo di concessioni, scusate, entriamo un attimo nelle questioni più tecniche, dobbiamo sempre avere a riferimento, in termini di analisi economica, 3 valori, che sono aggio, royalties e canone. Allora, l'aggio è una, diciamo così, voce che si riferisce esclusivamente al servizio di biglietteria. E l'aggio è la quota trattenuta dal concessionario rispetto a quanto ovviamente ricava il servizio di biglietteria. Le royalties sono una percentuale di un ricavo di un servizio, tipicamente calcolate su tutto il resto dei servizi che non siano biglietteria, dove invece vige l'aggio, ed infine un canone. Qual è la differenza fra canone e royalties a vostro avviso? Il canone è fisso, quindi, per fare un esempio concreto, che succede se un museo è vuoto perché non ci va nessuno? Il canone rimane, le royalties non ci sono. Benissimo, poi non è tecnicamente così, ma la linea generale è esattamente questa. Ora, punto fondamentale, tenete a mente quello che vi ho detto prima, che soltanto il 5-10% dei musei supera quella soglia che ci siamo detti. E aggiungete ai calcoli che avevate fatto prima un altro piccolo particolare che vale per i musei dello Stato, ma comunque vale. Il gestore concessionario del servizio di biglietteria, udite bene, non può mai trattenere più del 30% del prezzo del biglietto. L'aggio di biglietteria ha un vincolo per i beni dello Stato insuperabile del 30%. Quindi, se noi abbiamo 50.000 visitatori, facciamo che pagano 2 euro e abbiamo 100.000 euro,
Di questi 100.000 euro il concessionario ne potrà tenere al massimo 30.000. Ed è per questo che la soglia del numero minimo dei visitatori che rende sostenibile la gestione di un museo, ammesso che prevalga il servizio di biglietteria o che sia addirittura esclusivo, si sposta, e ci sono vari calcoli che sono stati fatti nel tempo. C'è chi dice che una concessione ha senso a partire dai 200.000 visitatori. Stiamo parlando del 2-3% dei musei italiani. Ok? Tutto questo quadro drammatico che vi faccio per dirvi che se ci limitiamo alle regole ordinarie delle concessioni stiamo parlando di nulla, cioè stiamo parlando di un sistema creato, ed è la verità, per gestire il Colosseo, per gestire Villa d'Este, per gestire Brera, ma poco più. Dov'è il punto invece interessante? Il punto interessante è, lo troviamo nel modello, se volete, anche qui, inglese, dove ci sono concessioni sostenibili con assenza di biglietto d'ingresso al museo. Che vuol dire? Vuol dire che pur, ed è tutti gli studi lo dimostrano, se c'è una barriera all'ingresso del museo, quella barriera ti priva di tutto quello che l'utente che non entra avrebbe potuto comprare e consumare dentro quel museo. I musei inglesi sono mediamente sostenibili non perché si reggano in termini di equilibrio sul biglietto d'ingresso. Dal 2002 sono tutti gratuiti quelli dello Stato. Se voi entrate alla National Gallery, per rimanere nell'esempio, non pagate. Se voi volete mangiare al bar del Victoria Albert Museum, che sta attorno al laghetto interno, non pagate. Però l'idea, che è un'intuizione non banale, è che però una persona che non è disposta a pagare un prezzo d'ingresso è però comunque disposta a pagare all'interno di un ristorante, all'interno di un bookshop, se ha voglia di comprare l'ingresso ad una mostra temporanea lo compra, dimostrando che il comportamento d'acquisto di un consumatore culturale è meno stupido di quello che invece tipicamente è meno lineare, forse a un certo punto di vista, di quello che uno si immagina. Per cui l'assunto poteva essere, ma se uno non paga neanche 5 euro del biglietto, ma comprerà mai dentro un pasto da 15 euro? La risposta è sì. Ok? Questo ci sposta, porta l'attenzione a rivedere il concetto stesso di concessioni e a rivedere qual è il modello di business dei concessionari, che in Italia sono abituati, perché lavorano sui grandi siti e solo su quelli, a lavorare sulla biglietteria, sulle audioguide, le visite guidate, ma poco più. E non è il modello del futuro, ma soprattutto non è il modello italiano. Non può esserlo, perché abbiamo un sistema di concessioni che, se lo usiamo tradizionalmente, funziona per il 5% dei luoghi. E non può funzionare così. Dobbiamo capire come lo strumento della concessione può diventare uno strumento per fare altro all'interno dei musei, ma per ripensare il modo in cui il visitatore vive oggi un museo, un'area archeologica, un sito culturale italiano. E tutto questo è da inventare. Io non ce l'ho qua davanti pronto un modello alternativo. Ok? Di certo è quello su cui dobbiamo lavorare tutti, in termini di proposte, in termini di strumenti e tutto. Allora, arriviamo. Scusate. Passaporto c'è ancora. Perfetto. È caduto il coso. Mi sa che l'ho messo bene. Sì. Allora, arriviamo ad uno dei punti più critici, ed è importante che questo voi lo capiate molto bene, perché se lavorerete al di là del patrimonio culturale in generale, ma se lavorate in uno spazio pubblico che prendete in gestione, che prendete in uso, come vi pare, è importante capire come funziona il meccanismo del calcolo del valore della concessione. Perché da questo calcolo discendono tutta una serie di questioni, la prima delle quali sono i requisiti di ammissibilità. Quando vedete i bandi, noterete che quasi sempre vengono definiti dei requisiti. Quei requisiti a volte sono caratteristiche del soggetto, avere un fatturato di
che assomiglia ovviamente a quello che dovrà fare, al fatturato atteso dai servizi che si impegna ad erogare. Altre volte sono non delle caratteristiche del soggetto, ma delle cose che il soggetto deve portare, tipo le garanzie. Le garanzie, che possono essere di vario tipo, che sostanzialmente, per fare un esempio concreto, sono le fideiussioni. La fideiussione ovviamente è un prestito di firma di una banca in cui una banca o adesso anche degli assicuratori possono dire: io accantono una somma che serve a garantire l'amministrazione che qualunque cosa succeda, l'amministrazione si prende quella somma per ripagare un danno creato dal concessionario. Insomma, banalizzo un po'. Come si calcolano questi parametri, i requisiti soggettivi e le garanzie offerte? Tutti sono agganciati in vario modo al valore della concessione. Per cui, se il valore della concessione è elevato, a voi chiederanno delle garanzie elevate, delle fideiussioni elevate, che fino a quando è una fideiussione assicurativa ve ne uscite con qualche amico assicuratore che può farla. Ma se è una fideiussione bancaria dovete mettere i soldini e bloccare i soldini, ed è un altro un tema non banale, per molte piccole realtà, non solo del non profit e del volontariato, ma anche delle piccole e medie imprese che a volte non hanno la capacità di poter assicurare le garanzie, se non hanno i requisiti, ma le garanzie le devi assicurare. I requisiti faccio così perché in verità, come avete sempre visto, si creano delle alleanze quando si va a gara. Quelle alleanze servono quasi sempre per ottenere insieme dei requisiti che singolarmente di cui non si dispone, ok? Come il fatturato specifico ad esempio. Allora, partiamo quindi su questo approfondimento perché è molto banale, è una semplice somma, ma è importante capire la logica, come al solito, che ci sta dietro. Allora, per calcolare il valore della concessione, noi dobbiamo assolutamente partire dal complesso dei ricavi che la concessione genera. Tutti i ricavi che vengono generati, però consideriamo che il valore tende, proprio per le ragioni che vi ho detto prima, a voler individuare qual è il valore creato per il concessionario, il quale dovrà garantire sulla base del valore che gestisce veramente, non sul valore lordo che quel sito produce. E quindi il secondo e importante punto che va considerato è che dal valore complessivo, chiamiamolo lordo, di tutti i servizi, va tolta la parte che rimane all'amministrazione, che significa tutto quello che non è aggio, che rimane al concessionario, le royalties che vanno all'amministrazione, i canoni che vanno all'amministrazione. Quindi noi dobbiamo capire qual è il valore netto che rimane in mano al concessionario, ok? Se in alcuni casi avviene, esiste un contributo poi che l'amministrazione eroga a quel concessionario, quello va computato, nel senso che va a quel punto aggiunto, perché è ricchezza gestita dal privato, ok? E otteniamo in questa semplice somma, molto stupida, ma otteniamo un valore che è il valore annuale di quella concessione. Quindi ripetiamo, il valore gestito, diciamo così, dal concessionario privato. Ma, e questo è un punto non banale, l'ultima riga vi potrebbe creare qualche preoccupazione, perché il valore della concessione su cui si calcolano tutti i parametri che ci siamo detti non è il valore annuale, ma è il valore moltiplicato per il numero di anni della concessione. E cioè, se il risultato fino alla terz'ultima riga, e cioè il valore annuale, è di 250.000 euro, ma la concessione ha una durata di 5 anni rinnovabili di altri 5, secondo le indicazioni dell'autorità di vigilanza, il valore della concessione vostra sarà 250.000 per 10 anni moltiplicato, 2 milioni e mezzo di euro. Capite? Uno dice, ma scusa, gestisco 250.000 euro all'anno e il valore della concessione è di 2 milioni e mezzo di euro. Da qui un problema enorme nel settore, che sulla base di queste metodologie di calcolo è quasi impossibile, nel patrimonio anche quello minore, è diffuso,
immaginare, come sarebbe sensato a volte fare, che un sito medio-piccolo venga gestito da una singola realtà. Perché il punto qual è? Che noi risolviamo un problema al momento in cui creiamo un'aggregazione che serve a rispondere ai requisiti, ma, e risolviamo un problema, ma ne creiamo subito dopo un altro. Che se io per gestire una realtà che mi produce 250.000 euro devo metterne insieme 5 organizzazioni, diventa antieconomico per tutte e 5, quando probabilmente sarebbe stato economico e sostenibile per una. Ok? Quindi il punto critico delle concessioni, che poi si sintetizza nel problema che alcuni hanno individuato da tempo, cioè che sono strumenti che per come sono tecnicamente costruiti servono ai grandi siti italiani, non servono al patrimonio culturale diffuso, che però è il 95% del nostro patrimonio, è questo. Quindi tutto il resto sono dettagli. La ricerca di possibilità e soluzioni che permettano a un soggetto piccolo di partecipare ad una gara. E quindi si comincia a costruire una serie di piccoli, come si chiamano, insomma, diciamo surrogati di soluzione, nel senso che fondamentalmente quando io permetto ad un piccolo di usare l'avvalimento, cioè di utilizzare un'impresa più grande che si impegna formalmente a dire sì, se Roberto non avrà la capacità di gestire quel contratto, subentrerò io, subentrerò nel senso che fornirò i mezzi, perché io sono grande e grosso, e permetto al piccolo di candidarsi giocandosi i requisiti miei, ok? Si chiama così, avvalimento. Ma non è la soluzione del problema, è una soluzione estemporanea che peraltro ha un costo, tipicamente, perché il grande che ti dà l'avvalimento si fa pagare, e che, come è facile capire, non risolve il problema alla radice. Però, vi ripeto, in un sistema come quello italiano, i requisiti e i sistemi di calcolo formale sono il modo più formalmente corretto per poter selezionare un operatore privato. Ok? Molto più complicato sarebbe dire: non mi interessa che requisiti hai, mi interessa che nei primi 6 mesi di sperimentazione del servizio tu ottieni dei grandi risultati. Piccolo, grande, medio, che abbia tu svolto prima questo mestiere o meno, secondo me possiamo giocarci tutto sui risultati che produci durante la gestione, ok? E capite che sarebbe un modo diverso, ma capite anche che il giorno dopo siamo tutti al TAR un'altra volta per una controversia su come stai valutando i risultati, chi è il valutatore, di chi è figlio, a quale partito politico aveva partecipato, e tutte le solite storie, insomma, che purtroppo sono meno un quarto. Perfetto. Allora, ok, quindi adesso quello che volevo provare a fare con voi, dopo che quasi smonta e ritorniamo, è provare a ragionare proprio su quali sono le componenti di ciascun servizio e quali sono le cose su cui stare un po' più attenti nella fase o di proposta o nella fase eventualmente di valutazione da parte pubblica dei diversi servizi che compongono appunto i servizi al pubblico.